Possono dire quello che vogliono di me, ma che dicano che il Venezuela è una dittatura è un'offesa al popolo. Con queste parole il presidente venezuelano ha commentato il voto alle presidenziali che lo vedono ricandidato e favorito nei sondaggi. Le elezioni, boicottate dalla maggioranza dell'opposizione, sono considerate una farsa anche da parte della comunità internazionale. Europa, Stati Uniti e gran parte dei paesi sudamericani ne hanno chiesto il rinvio, ma il rinvio non c'è stato e questa domenica 20 milioni di venezuelani sono chiamati alle urne. Quanti ci andranno lo sapremo a notte, pochi probabilmente, vista la disillusione. La fatica di vivere in un paese distrutto, privo di tutto. Proprio di questo è il suo principale sfidante, Henry Falcón, dato nei sondaggi un'incollatura sotto il presidente uscente, accusa Maduro, promettendo una svolta liberista e l'apertura del paese. Tutto da ricostruire al resto del mondo.